Ben ritrovati, buon giovedì con l'appuntamento numero 20 di Velo per questa stagione. Siamo in pieno Tour de France, rimaniamo nella colorazione gialla perché oggi vittoria di Girmay, terzo successo per l'atleta della Intermarché, ma soprattutto siamo reduci da una settimana di grandissime emozioni. Ci eravamo lasciati prima della cronometro vinta da Evenepoel, prima della tappa degli sterrati vinta da Turgi, dove c'è stata l'azione anche di Pogacar subito rintuzzata da Vingegaard, che invece ieri ha dato un segnale forte, fortissimo, non tanto a livello di classifica quanto a livello psicologico, morale, nei confronti del fenomeno della UAE. Ovviamente ne parleremo con vista weekend sui Pirenei e poi con vista anche terza e ultima e decisiva settimana, quella che dovrà designare chi a Nizza avrà la maglia gialla definitiva. Ne parleremo con voi qualora lo vogliate al 392-623-7060, WhatsApp o SMS. Sapete come potete fare a seguirci anche sulle nostre sulla nostra diretta Facebook, pagine di TV6 e di Velo, canale 13 del digitale terrestre se siete in Abruzzo e in Molise, oppure sulla sezione live del nostro sito tv6.it. Puntata numero 20, ovviamente al mio fianco c'è come sempre l'ideatore della trasmissione, Luciano Rabottini. Ciao Luciano, buon giovedì. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. E poi come ogni giovedì vado in piattaforma a salutare chi il giro ce lo racconta, in compagnia ovviamente di Luca Gregorio, di Vladimir Bellio, di Moreno Moser. Riccardo Magrini, ciao Riccardo, ben ritrovato. Ciao, buonasera, sarà una puntata scoppiettante immagino. Con una maglia che ti fa proprio, che come suol dire, è la terzietà fatta persona. Come fare un'analisi lucida e terza del Tour de France con una maglia del genere? Questa sarà l'impresa della serata, sempre in piattaforma, il direttore di Tutto Bici Web, Piero Augusto Stagi. Buonasera, ben ritrovato direttore. Ben ritrovati anche voi. Sono qui, prontissimo. Sentite bene? Sì, sì, la sentiamo benissimo, che ovviamente molto più terzo di Riccardo indossa una neutra camicia bianca, come andrebbe, come dovrebbe essere. Però la maglietta di Riccardo è tanta roba, è bella. Sì. Gliela invidio un po', però dai, attendo ancora un po' prima di chiedergliela. Noi gliela chiediamo subito invece, e poi tra poco ci saranno anche altri due ospiti con noi. Intanto diamo la buona serata a Giuseppe Lanzoni. Ciao Giuseppe, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Della UAE Devo Team, perché con lui parleremo ovviamente del Giro d'Italia Donne, che domani arriva nella nostra regione con la prima di tre tappe, quella di domani che arriva a Chieti. Dopodomani il doppio passo lanciano, insomma con questo caldo vedremo come sarà, è fatto una faccia, immagino che non deve essere facile, e poi con il gran finale Pescara l'Aquila. Noi ci fermiamo, l'anteprima finisce qua, questi sono i temi, li avete capiti, non cambiate canale, tra poco Velo numero 20. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manopello, via Vallone 16.
Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Ogni pedalata un mattone in più verso la volata. Ci sono strade che si incontrano con un unico obiettivo: costruire successi. La nostra passione ci spinge sempre alla ricerca della perfezione, del comfort e dello stile. Vogliamo accompagnarti verso nuove sfide, nuovi orizzonti e nuovi traguardi. DM Sport ti accompagna verso questi obiettivi senza compromessi. Vesti il vero Made in Italy. Vesti DM Sport. Every day, in every way. Pronti a partire per questo 20° appuntamento con Velo, la nostra rubrica dedicata al mondo del ciclismo. Nel frattempo, tra l'anteprima e la prima parte, durante la pubblicità ci ha raggiunto Palmiro Masciarelli, a cui do la buona serata. Ciao Palmiro, ben ritrovato. Allora, di solito noi partiamo da quello che è successo oggi, però oggi insomma c'è stato il terzo successo di Vini Ghirmai, poi ovviamente lo commenteremo, ma io direi di partire da quello che è successo ieri. E vado dal direttore Pier Augusto Stagi, a cui chiedo innanzitutto, direttore, quella di ieri può essere cosiddetto turning point, cioè quei momenti in cui cambia qualcosa in un'inerzia che sembrava abbastanza consolidata, non tanto dal punto di vista dei tempi in classifica, ma abbiamo detto anche psicologicamente forse può essere scattato qualcosa nella testa di Vingegaard, che forse non c'era, forse sì, soprattutto minato qualche certezza di Tadej Pogacar, della maglia gialla. Credo di sì, la tappa di ieri è stata una tappa che ha lasciato un segno profondo nella storia e nella narrazione di questo tour, ha lasciato un segno profondo in noi appassionati, perché siamo rimasti chiaramente incantati, sorpresi, sbalorditi dalla condotta di gara di questi due veramente giganti del ciclismo mondiale. Tadej Pogacar, che può essere chiaramente criticato oggi alla resa dei conti, al termine di una giornata come quella di ieri, però va in ogni caso ringraziato, perché Tadej Pogacar è quel qualcosa di più che cambia il volto del ciclismo, che ci porta lontano, in avanti o indietro. E quando noi parliamo di imprese, le imprese sono al limite della follia, e Tadej Pogacar è intriso di questa follia benefica che ci riempie il cuore, che poi può anche far storcere il naso ai puristi del tatticismo,
mi ci metto anch'io in certo, per un certo qual modo, anche se poi alla fine dico non possiamo snaturare quello che è l'essenza di Tadej Pogačar. Pogačar è così. Io credo che sia veramente difficile gestirlo, ne ho sentiti di ogni, anche in queste ore ho ricevuto tantissime telefonate, molti confronti, è bellissimo perché questo corridore, questi corridori ci inducono a parlare, a discutere di ciclismo ed è bellissimo e salutare, e quindi ognuno porta un tassello di verità e credo che un po' tutti si abbia ragione. Tadej ha sbagliato, Tadej ha fatto giusto, Tadej è bello che sia così, Tadej però è giusto che ragioni con un pochino di più perché deve stare attento a questo invece uomo, no, uomo freddo e assolutamente cosciente dei propri mezzi che Jonathan, che Jonas Vingegaard, che è un corridore che cammin facendo sta acquisendo sempre di più convinzioni e capacità di recupero e di superarsi anche. Ieri ci ha sbalordito con una volata al termine di una tappa che credo chiunque avrebbe detto vincerà Tadej Pogačar, almeno la tappa la vince Pogačar, invece così non è stato, perché lo sport è così, perché è bello così, perché il ciclismo è sublime, ed è sublime perché ci sono due corridori in questo modo. Tu mi stavi dicendo, allora quindi il tour è aperto? Sì, è apertissimo perché da un lato Tadej Pogačar, lo conosciamo, è uno che vive momenti di grande smarrimento, ma anche una capacità pazzesca di voltare pagina, spesso e volentieri anche di strapparle e rimettersi in gioco come se nulla fosse successo. Dall'altra parte però c'è un atleta freddo, calcolatore, lungimirante, che però sa anche lui giocare d'astuzia, e quindi ci sono tutti gli ingredienti per vivere un'ultima settimana abbondante di grandissimo ciclismo. È chiaro che per quello che abbiamo visto fin adesso, abbiamo visto un Tadej Pogačar che sta bene, ma secondo me non benissimo, soprattutto qualche risposta in più l'ha avuta Jonas Vingegaard, che a questo punto sa che può veramente far saltare il banco. E dopo la giornata di ieri sarei un bugiardo se non vi dicesse che io, da grande estimatore di Tadej Pogačar, però ho sentito il senso della sconfitta. Ho detto, qui oggi Jonas Vingegaard ha messo il primo mattone verso un successo finale. Sono catastrofico? Spero di no, per lo spettacolo e per Taddeo che è un corridore universale. Mi schiero, non con la maglietta come Riccardo, ma è giusto anche essere onesti con chi ci ascolta. Tadej Pogačar mi incatena nettamente di più il cuore, perché è tutto, perché va forte su tutti i terreni, perché corre da febbraio a ottobre e per mille altre cose, perché interpreta il ciclismo così. Però ieri sono rimasto impressionato da Jonas Vingegaard e quindi se mai dovesse accadere, credo che mai corridore potrebbe essere il giusto sostituto di Tadej Pogačar. Tu dici che bella scoperta, 2 anni che vince il tour, ma credo che quest'anno lui si sia presentato con una storia totalmente diversa, una storia che forse riuscirà anche a compenetrare nei cuori di tanti come me e forse anche come Riccardo, che fino a ieri lo consideravano semplicemente un freddo calcolatore. Invece Jonas Vingegaard è qualcosa di più, qualcosa di meglio. Allora, stanno arrivando tanti messaggi, ringraziamo, poi rispondiamo un po' alla volta. Adesso fatemi fare il primo giro, non ve la prendete perché prima facciamo le considerazioni iniziali, poi ovviamente mi segno tutto, alcuni li rivedremo, quelli che magari ho dimenticato e non ho segnato. Quindi Luciano Riccardo, vi tengo in caldo, vado da Palmiro. Ha detto il direttore, probabilmente ieri Vingegaard ha messo il primo mattoncino per un successo al Tour de France, che avrebbe, viste le premesse, qualcosa di clamoroso, visto quello che era successo ai Paesi Baschi. Anche tu sei convinto che qualche cosa da ieri, nell'equilibrio non tanto fisico ma emotivo, possa essere cambiato? Ma certamente qualche dubbio l'ha messo. In positivo su Vingegaard e negativo su Pogačar. Però io ho visto ieri che Pogačar andava sempre a cercarsi del gel nella maglietta, quindi può anche darsi che sia stato un episodio
isolato, che si è alimentato male, quindi magari nelle prossime tappe fa esperienza di questa, di questo insuccesso e provvederà a non ricaderci. Però diciamo che negli ultimi due anni esperienze di sconfitte al Tour Pogacar ne aveva un po' fatte, è solo questo? Sì, ma ultimamente lui un pochino a giro d'Italia, anche la prima tappa sul Galibier è andato bene, poi non è che avesse guadagnato tantissimo, perché poi alla fine ha guadagnato tanto in discesa. Sì. Anche ieri Vingegaard, diciamo, ha appena attaccato, gli era tornato sotto e poi è riperso in discesa 35 secondi. Sì. È proprio, diciamo, quello che è stato entusiasmante da una parte e meno dall'altra, che Vingegaard 35 secondi preso in discesa è andato a prenderlo in salita. Comunque io vedevo che, ho visto che Vingegaard, che Pogacar non era il solito, aveva la pedalata appesantita, e prima di vederlo così ho visto che cominciava a prendere i gel, infatti gli si è avvicinata la moto per dargli l'acqua. Sì. E lui non l'ha voluto, ma cioè, aveva i gel, quindi può anche darsi che ha avuto un calo di zuccheri, e ci sta, insomma, con una tappa con 4.000 metri di dislivello, con le ultime salite, gli ultimi 50 km così duri, e abbia sbagliato un po' l'alimentazione. Certo che Vingegaard è veramente, a me è sempre piaciuto, perché già quando lui ha fatto quella sbandata in discesa e Pogacar l'ha attaccato, poi è caduto Pogacar, lui l'ha aspettato, insomma, a livello di immagine secondo me già l'ha dato un bel colpetto. Ma anche l'altro giorno sulle strade bianche, io ero in televisione, quindi ho visto che c'era Wiesmann che tirava, faceva una bella andatura, di colpo mi sono distratto un attimo, ho visto la UAE che menava tutti, stanno attaccando. Subito dopo ho visto la bici con il numero uno ferma che aveva bucato, quindi insomma anche a livello di immagini, di come comportamento, non ho capito perché tanti non possono vedere Vingegaard, quando mi sembra che sia molto più signore. Stanno continuando a scriverci, grazie, siete tantissimi, qui per esempio ne prendiamo uno, ma solo perché in questo momento è arrivato. Sarei curioso di vedere il grande campione Pogacar in giro tour del passato, con 3 cronometri di 60 km e 5 montagne lunghe da scalare di seguito, non in corse come quella di ieri alla Dancelli. Allora, vediamo la classifica generale, perché vado da Riccardo, che insomma, a cui chiedo, perché ne stavamo parlando prima di andare in onda, sta correndo bene Tadej Pogacar questo Tour de France? Corre come ha fatto vedere in passato, quando ha dichiarato che partiva sulle Santi Marie a 80 km dall'arrivo e poi ha vinto le strade bianche in solitaria. Corre come quando al Mottolino c'era Quintana e l'altro, insomma, non mi ricordo, ho sbagliato anche oggi, non mi viene in mente, comunque è partito, è andato e ha vinto, e in tanti hanno criticato queste azioni, no? Ora io mi riferisco un po' a quello che ha detto Lorenzo, che quello è un signore, quell'altro no, cioè non è proprio affatto così. Cioè, no, aspetta, ha detto sul capo di un incidente, lui due volte l'ha attaccato e quello l'ha aspettato, dicevo su questa cosa qua, poi che poca c'è del buriclassico, che diverte, che attacca, tanto di cappello, per l'amor di Dio, ti dirò di più, secondo me ieri ha perso la parata, perché lui ha fatto la parata su in salita con le pedivelle 165 e Vingegaard aveva le pedivelle 102,5. Avete visto che a un certo punto la pedalata oltre quella non andava, Pogacar, perché con le 165 non puoi spingere il rapporto. Con quell'agilità non ce l'ha fatta rimontare, si è dovuto risedere, e invece Vingegaard con le pedivelle più lunghe spingeva più rapporti e ha vinto per quello, secondo me. Altrimenti ieri, se lui avesse avuto le pedivelle più lunghe, probabilmente avrebbe vinto Pogacar. Non è questo il discorso, Riccardo. Io dicevo il discorso che tutti quanti ce l'hanno con Vingegaard. A me mi sembra che un ragazzo, anche ieri, l'altro ieri ho sentito un giornalista, non dico di quale emittente, che diceva in questo paese già ci hanno corso tutte e due, sì, da juniores,
Vingegaard ha vinto la cronometro con la Danimarca, però Pogacar ha vinto la classifica e Vingegaard arriva al 68esimo. Ma forse questa persona sa che da juniores Vingegaard andava a portare il pesce la mattina alle 5 e quello faceva già il professionista. Sono cose che secondo me... Diciamo, abbiamo più o meno capito il concetto, perché poi ne abbiamo parlato anche in fase di presentazione, nel senso che diciamo che... Fermo restante che Pogacar mi diverte. C'è una... Ok. Io l'ho ammirato tantissimo, ad esempio il Lombardia che ha vinto, che si è messo davanti, non mi ricordo il corridore che gli stava a ruota, neanche l'ha guardato, si è messo avanti, ha tirato fino all'arrivo, in salita l'ha staccato su a Bergamo, tanto di cappello, per amor di Dio, però... queste critiche verso Vingegaard, freddo e così. Chi l'ha fatte le critiche di Vingegaard? Scusa, Lorenzo. Altrimenti c'è qualcosa. Ripeto, anche ieri quella battuta di quel cronista dice è arrivato a 68esimo. Ah, no, non mi fa dire i nomi. E non mi fa dire se non ci siamo, Lorenzo, perché abbi pazienza. Io dico quello che sento. Riccardo. Lanci il sasso e poi nascondi le mani. Io. Allora, ieri in televisione, l'altro ieri in televisione hanno detto che in quel paese dove arrivava la gara avevano già gareggiato sia Vingegaard che Pogacar, che Vingegaard aveva vinto la cronometra a squadre, però con la nazionale danese, parole testuali, e che però sulla classifica era arrivato primo Pogacar e Vingegaard 68esimo. Ma stiamo sul tema, capito. Lorenzo, perché qua se no si va sugli juniores e le cose. No, ma cioè stiamo parlando di due personaggi, capito? Cioè, due personaggi. Anche voi lo chiamate il re pescatore, no? È comunque un ragazzo che ha fatto i sacrifici. Poi ti dico una cosa, Riccardo. Adesso tu non mi sembra che hai avuto incidenti, per fortuna, gravi. Io li ho avuti. Io mi sono bucato i polmoni e le costole rotte. Cioè, quello che ha fatto Vingegaard adesso, andare al Tour de France e andare così, per me è un miracolo, cioè, lo può fare solo una persona che ha due attributi enormi, capisci? L'anno scorso tu difendevi, Pogacar che si era fratturato un polso, io mi sono operato questo inverno, avevo il gesso, il giorno dopo l'operazione andavo in bicicletta normalmente come le altre volte, quindi tra giustificare Pogacar per una frattura alla mano e dire che Vingegaard ieri ha fatto pretattica dopo quello che è successo, insomma. Ok, ma chiarissimo, però adesso facciamo un attimo, vai Riccardo. No, allora separiamo i due argomenti, separiamo, perché sono due argomenti diversi. Si va a fare della dietrologia quando si deve stare sull'attualità. Io volevo ribadire quello che ha detto il direttore prima, che effettivamente io ho la maglia di Ciuffettino, sono sempre stato per Pogacar e Vingegaard, sportivamente parlando, senza andare a cercare quello, quell'altro, quello che ha fatto e che non ha fatto, io ieri mi sono emozionato e commosso sulle lacrime di Vingegaard quando praticamente nell'intervista si è messo a piangere. Questo io parlo per Eurosport, io non so da dove la trovate, Lorenzo, le dichiarazioni. Noi Vingegaard l'abbiamo sempre difeso. Quello che mi fa girare le scatole a me è che tanti mi hanno attaccato perché io l'ho sempre dichiarato che sono per Pogacar, ma non è che ho detto che Vingegaard quando ha vinto il Tour de France era un mezzo corridore, anzi, quest'anno, ritornando un attimo all'attualità, quando c'è stato l'attacco di Pogacar, per me sinceramente, però diceva bene anche Giuseppe, a palle ferme si può fare tanti discorsi, secondo me, io da quando sono corridore e sono 50 anni, uno che ha il primato normalmente non attacca, se non andare a cercare Eddy Merckx, che era l'unico che forse attaccava anche quando aveva la maglia gialla o la maglia rosa. Lui l'ha fatto e lo lasciamo stare com'è, perché comunque lo ha sempre fatto, è il suo modo di correre. Ieri, per me, in qualche maniera forse ha ecceduto un po', perché aveva Almeida, Yates e anche un po' Ayuso e poteva sfruttare tranquillamente con un'andatura un pochino più regolare. Oggi l'abbiamo anche detto in diretta, deve cambiare la strategia, secondo me, perché probabilmente fare quelle azioni lì poi
possono prendere dei contraccolpi, come l'ha preso anche Pogačar ieri, perché quando, al di là della volata persa, qui non è una questione per livello, Lorenzo, qui è una questione di rapporto. Lui aveva un rapporto più agile e rapporto semplicemente... più agile perché ha le pedivelle più corte. Non può spingere con quelle pedivelle, non può spingere un rapporto più pesante. La bellezza pedalata quando sulle salite, che è così agile, è portata dalle pedivelle. Lui ha una grossa dota, perché non è che tutti quanti possono andare con quel colpo di pedale, con quel ritmo di pedalate, mettendo il pedale 65. Oh, io te l'ho detto prima, poco c'era un fuoriclasse. Non ci sono dubbi. Però tu mi hai detto un'altra cosa, mi hai detto che Vingegaard ti ha commosso quando si è messo su Rulli, che si è messo a piangere così. A me mi ha commosso, certo. Dice quando si è staccato e quando gli tornava sotto, quando sta facendo quell'azione, ha detto uno che, sapendo che cosa ha avuto, perché io l'ho avuto quello che ha avuto Vingegaard, e tornare sotto a un Pogačar così forte, cioè a me ha fatto venire la pelle d'oca in quel momento, al di là di dopo della vittoria. Però il momento che lui gli tornava sotto, l'ha ripreso in salita, là veramente mi è entusiasmato, da corridore, da atleta, da appassionato di questo sport. Poi tu sai, io sono sanguigno, insomma. Sì. Riccardo, ok, avevi concluso il ragionamento? Non ho da aggiungere altro a questa faccenda. Ok, tra poco andiamo. Tra premi si ricamo, ti dico una cosa, non per lavarti la faccia. No, io ho fatto l'abbonamento a Eurosport, a Sky. Questa si chiama captatio benevolenza. Per vedere... per seguire il ciclismo con te, Luca, quindi, Gregori. Quindi ti ritengo un tecnico, uno che ci capisce molto più di tanti altri, però qualche appunto, scusa, te devo fare. Ma non l'abbiamo detto noi quella cosa lì? No, l'ho detto voi, stavo parlando prima, quello ha detto non voi. Hanno detto questa cosa, non ti dico l'emittente, però l'hanno detto. Chiaro e tonto, no, il ragionamento. Siamo in due a fare. Cioè, Lore, siamo in due a fare il Tour de France. Cioè, non è che. Non allora, ti dico le che è l'altro emittente? La Rai, l'ha fatto su Sporza, non lo so. Forse non si riferiva a voi, Riccardo. Certo. No, abbiamo capito, l'ho capito. No, nel senso che probabilmente il concetto che voleva far passare Palmiro era che, insomma, un po' c'è un'aura. Proprio Pogačar, ecco, forse certo, questo volevi far intendere, certo, credo, prova ad immaginare. Tanto fatemi salutare tutti quelli che ci stanno seguendo, scrivendo. Saluto personalmente Nicola, che è un amico e che segue il ciclismo sempre con grande passione, lo saluto e lo ringrazio. È ovvio che Pogačar è più spettacolare, ci scrivo nel modo di correre. Ricordatevi che lo scorso anno Vingegaard ha stravinto il Tour senza che Pogačar avesse avuto un infortunio così grave come quello di Jonas 2024, ci scrive sempre Nicola. Giuseppe, eccesso di confidenza, non ha, è l'unico modo che ha di correre. Che cosa ha Pogačar? Che cosa ogni tanto lo frena, lo blocca, lo fa sbagliare? Beh, fa quello che è il ciclismo, ci vuole un po' di fantasia anche nel ciclismo. Sì. Ora stiamo parlando che tutti i corridori sono robotizzati. Tutti non scattano se non hanno i watt, controllano controllo di qua. Lui. Beh, va. Questo che piace. Questo poi può anche sbagliare, ma è quello che fa discutere, vedi la discussione? Sì, è vero. Se non ci fossero le discussioni è finito. Questo, vedere sempre una squadra che tira con il capitano a ruota, nessuno scatta. Io mi addormento anche quando vanno in salita a vedere le corse. Sì. Invece così Pogačar attacca, sbaglia, gli va bene. Ma probabilmente ieri, come l'ho detto anche prima, probabilmente ieri ha sbagliato l'alimentazione, perché andava a cercarsi sto gel, 5 volte l'ha cercato, io l'ho visto. Siamo sinceri, è la prima volta che Pogačar va via e si fa riprendere, è la prima volta che perde una volata del genere. Sì. C'è sempre la prima volta, però non vuol dire che ha perso il Tour, che è ancora aperto, il Tour è aperto. E nessuno di noi però sta parlando del secondo in classifica. Attenzione! Oh! Attenzione! Sì, Remco. Ora, dopo mezz'ora di trasmissione in cui non ha aperto bocca, eccolo qua. Devo fare i danni adesso? No! Tu fai quello che ritieni più opportuno. Io mi sto veramente entusiasmando a seguire questa edizione del Tour de France, perché l'avevamo detto a ottobre l'anno scorso, nel senso che
questo doveva essere una delle edizioni del tour più interessanti da seguire, perché veramente c'era grandissimi campioni. Però dopo la caduta dei Paesi Baschi, sicuramente la vigilia di questo tour io avevo detto che avrebbe vinto Pogačar tranquillamente, perché un Vingegaard che è 3 mesi che non corre, un Vingegaard che viene da quel grande infortunio che ha subito, avevo detto io ritengo che non possa essere all'altezza della situazione. Invece, già dalle primissime tappe si è visto un Vingegaard molto ma molto interessante. Io volevo sottolineare la tappa di Bologna, dove c'è stato l'attacco di Pogačar, probabilmente l'attacco più forte che ha fatto in questa edizione del Tour de France, dove c'è stata una risposta immediata di Vingegaard. Quel giorno, quando Pogačar andò a prendere la maglia gialla, era molto ma molto preoccupato, non era felice come normalmente, perché ha capito sul San Luca che aveva a che fare con Vingegaard, che sarebbe andato veramente, è lì che ha capito che Vingegaard sarebbe andato molto forte. Poi è stato abile ad approfittare del Galibier, soprattutto in discesa, quindi il giro di Pogačar fino a ieri è stato come doveva correrlo, perché lui lo doveva aggredire il Tour, perché doveva mettere in difficoltà il più possibile Vingegaard. Però ieri effettivamente si è reso conto che ha un Vingegaard al di sopra delle aspettative. Sappiamo tutti che è un corridore molto forte Vingegaard, ma a questo livello, dopo quello che era successo, sicuramente si è sorpreso anche Pogačar. E quindi adesso che cosa succede? Succede che sarà bello vedere come la UAE affronterà queste ultime tappe del Tour de France, e secondo me la Visma come si muoverà, perché io ritengo che, come dice Riccardo, in questo momento Vingegaard, Pogačar dovrebbe correre più con i remi in barca, ma io non vedo che Vingegaard possa attaccare subito il suo avversario. Io ritengo che Vingegaard rimarrà ancora tranquillo a ruota fino ad arrivare a venerdì 19, dove c'è una tappa veramente che può segnare l'edizione di questo Tour de France, che è sull'arrivo di Isola 2000. E lì ritengo che la Visma ha un piano tattico molto preciso dall'inizio del giro, e penso che quella possa essere la tappa che possa veramente decidere la terz'ultima tappa di venerdì. Poi noi l'abbiamo sempre detto, Pogačar è il corridore più forte al mondo, è indiscutibile questa cosa. Però al Tour Pogačar, quando incontra Vingegaard, deve fare i conti con questo atleta, certo, perché questo è veramente forte, perché è uno che in salita va leggermente più forte di Pogačar, va forte con il grande caldo, e io ritengo che in questi giorni al Tour de France ci sarà grande caldo, e lui purtroppo patisce, non come Palmiro Masciarelli che con il grande caldo andava forte. Quindi io ritengo che io andavo forte perché facevo i sacrifici, voi andavate al mare, Riccardo andava al mare, tu andavi al mare, non fare il bugiardo. Ma per non fare il furbo, Lorenzo, che andavi anche te al mare in sacrifici, perché noi le facevamo sacrifici. Sì, ma io mi allenavo al mare, ma mi allenavo, tu facevi una bella vita. Poi venivi a casa a vedere quando sembra Viareggio. Non lo so, Viareggio, semmai Forte dei Marmi. Forte dei Marmi. Allora, adesso, siccome adesso siete tutti amici, però insomma io di campioni del mondo tra di voi non ne vedo, vogliamo chiedere il giudizio a un campione del mondo come Alessandro Ballan, a cui diamo la buona serata. Ciao Alessandro, ben ritrovato. Ciao a tutti e buonasera a tutti i telespettatori. Mi scuso per il ritardo, ma purtroppo ho avuto un problema tecnico. Non ti preoccupare. Allora, noi avevamo introdotto la conversazione, tra poco andiamo in pubblicità, però un primo giudizio lo vogliamo. Ah, eccoli tutti e tre, Riccardo, direttore Ballan. Volevamo un giudizio anche da te. Ma Pogačar non si aspettava di avere un Vingegaard così?
secondo te? Allora, sono d'accordo con tutto quello che è stato detto fino ad ora. È un Pogacar che ha un po' sottovalutato Vingegaard, se ne è accorto forse già dal San Luca, è vero, però ieri a mio parere ha preso una bella batosta. Ecco, se vogliamo parlare di morale, perché per vincere un Tour de France serve anche molto il morale, io penso che il morale di Pogacar ieri sia andato un po' in ribasso, invece quello di Vingegaard è in netto miglioramento. Ecco, quindi è un tour bello, spettacolare, tutto da vivere nelle prossime tappe. Prima Giuseppe Lanzoni ha detto: vi state dimenticando tutti il secondo in classifica. Alessandro, resto da te, ovvero Remco, che in salita paga sempre un po'. Sinceramente è piaciuto molto, soprattutto la tappa di ieri, si è gestito, non ha mai fatto fuori giri, è quello che alla fine ha pagato meno di tutti. Ha ancora una crono dalla sua, quindi qualcosina può sicuramente recuperare. Sappiamo che Remco è un ottimo corridore, anche lui qualificato come un fenomeno assieme agli altri due. E io penso che sì, è vero, noi abbiamo il focus su Vingegaard e su Pogacar, però lui passa, diciamo, in secondo piano solo perché gli altri due ci hanno abituato a vedere qualcosa, cose straordinarie. Bisogna stare attenti, ecco, l'unico, diciamo, la pecca che ha rispetto agli altri due è il fatto che non ha moltissima squadra, ecco, l'unico che può sopportarlo un po' in salita è Landa, però non l'abbiamo visto, diciamo, ad alti livelli, cose che invece la Visma e anche la UAE hanno degli squadroni qui al Tour. Allora, tra poco andiamo in pubblicità, però in maniera un po', se vogliamo, a sorpresa, direttore, oggi probabilmente il Tour de France ha perso uno di quelli che erano i favoriti alla vigilia, in maniera anche inaspettata, anche se insomma Roglic in questo momento è più per terra che sulla bicicletta, una sfortuna pazzesca. Oggi una tappa che per gli uomini di classifica doveva essere solo transitoria, la caduta di Lutsenko di fatto lo ha coinvolto, è arrivato attardato alla fine. Per Roglic da questo momento in poi ha ammesso che insomma c'è la faccia a ripartire. Oggi abbiamo visto parecchie scoriazioni, che tipo di Tour de France sarà? Beh, l'hai detto tu, che intanto bisogna vedere come supererà la nottata, se la supererà e se domani si presenterà al via. È chiaro che mi auguro che ciò avvenga, perché anche un Roglic ferito, un Roglic che deve recuperare terreno, è pur sempre un campione che si rimette, che continua a mettersi in gioco. Ho sentito parlare di Remco Evenepoel, è vero, Remco Evenepoel si sta superando, sta facendo molto bene, però ha dato anche segnali, mi sembra abbastanza evidenti, di non grandissima attitudine per le grandi salite. Quando arriveranno, pronto a essere smentito, secondo me Remco Evenepoel pagherà, e pagherà tanto, anche se ha l'ultimo jolly, che è quello di una cronometro. Non lo vedo assolutamente sul podio, e ti dico anche questo perché chiamo in gioco Remco Evenepoel, perché dico che se supererà diciamo la nottata e riuscirà a rimettersi in sesto nei prossimi due giorni, Roglic potrebbe tornare comunque a lottare almeno per il podio. Io vedo ancora, finché non lo vedo fuori, io vedo un Primoz Roglic sicuramente più competitivo in un grande giro come il Tour che Remco Evenepoel, anche se si è presentato a puntino, con 3 kg in meno, con una determinazione da grande campione qual è, però continua a sostenere e a ritenere che lui non sia adatto a una corsa così esigente, così dura, così fiaccante come il Tour de France. È vero, mi si dirà, ha vinto una Vuelta, ok, ma la Vuelta anche a livello proprio di struttura gli si diceva di più. Qui ci sono delle salite che sono totalmente diverse, sono salite da allora e cambia veramente prospettiva. In più non possiamo neanche dire con Remco Evenepoel di oggi è un corridore che poi medica facendo delle ottime discese. No, perché lui paga in salita e non medica in discesa. Sì, vero. Quindi non lo vedo benissimo. Ecco, diciamo, io Remco Evenepoel sarei già contento se fosse lui nella top 5.
ma non lo vedo né favorito, assolutamente no, ma non perché ci sono quei due, anche se non ci fossero, anche se non ci fossero, Remco Evenepoel non è un uomo da Tour de France. Al momento attuale. Al momento sì, al momento è vero. Sì, io intanto saluto Alessandro e ti ringraziamo Alessandro. Ti volevo fare una domanda, perché adesso il Tour diventa interessante anche da seguire sotto l'aspetto tattico, perché sì, abbiamo questi due fenomeni, Pogacar, Vingegaard, però ci sono due squadre. Secondo te come si muoveranno da qui in avanti? Pogacar che tipo di corsa farà? Vingegaard che tipo di corsa farà per vincere questo Tour de France? Ma è bella domanda questa, Luciano. Allora, sicuramente diciamo che la UAE ha più carte da giocare, ha più di qualche uomo in classifica, pensando ad Almeida, a Yates, ma anche lo stesso Ayuso, sono tre uomini che in salita sanno fare veramente la differenza, e se io fossi un loro tecnico cercherei di usare queste pedine, ma usarle non nel tirare come hanno fatto ieri, come sono stati abituati a fare anche in passato, ma le userei cercando di mandarle in fuga e costringere la Visma a tirare e a lasciare un Vingegaard nel finale di tappa da solo. Io penso che loro, avendo queste carte a giocare, possono cercare con qualche fuga di farli rientrare. Sono già in classifica perché ce ne sono due nelle prime 10, ma di fargli guadagnare ancora un po' di tempo per portarle nelle prime posizioni della classifica, per avere più carte da potersi giocare. Io penso che questa sia una mossa tattica da non sottovalutare, e visto il numero di atleti che vanno così forte in salita, di usufruire di questo. Cioè Almeida quarto, Yates ottavo, Ayuso nono, dici provare a mandare questa che ha detto Alessandro è la tattica migliore che potrebbero attuare, però io mi auguro che ci arrivino a capirlo, perché in questo Tour de France veramente errori tattici da parte della UAE ce ne sono stati, e l'analisi di Alessandro, te lo dicevo sì, ancora prima dell'inizio di questa puntata, l'avevo immaginato anch'io. Invece per quanto riguarda Vingegaard, non pensi che si possa alleare magari con Roglic o con Labora? Scusami un attimo, ti interrompo Alessandro, prima che tu risponda, a proposito di quello che diceva prima Palmiro, ho sentito da qualche parte, però non mi chiedete dove, probabilmente non so in quale emittente, perché a volte faccio zapping. A un certo punto ho sentito, a questo punto Roglic potrebbe essere di spalla a Pogacar, ho detto oddio, a distanza di un anno il mondo si è capovolto rispetto a quello che doveva essere. Scusami Alessandro, l'inciso, la risposta alla considerazione di Luciano. Ah, questo proprio no, perché sappiamo che sono rivali in casa da sloveni. È logico che Vingegaard ha corso in squadra fino all'anno scorso con Roglic, in passato sappiamo aver fatto anche delle lotte al Tour de France, però io penso che a questo punto magari un Roglic, sapendo di essere leggermente tagliato fuori classifica, può lavorare sia per Vingegaard ma anche per Pogacar in cambio di una vittoria di tappa, quindi diciamo il fatto che lui sia leggermente uscito di classifica potrebbe favorirlo su una vittoria finale di tappa, magari un bel arrivo in salita. E però io penso che sì, Roglic è un bel corridore, ha preparato bene, forse dei tre è quello che ha preparato al meglio questo Tour de France. Ha molta esperienza, però sappiamo che il suo tallone d'Achille sono sempre le cadute, perché purtroppo quando cadono anche sfortuna, ma purtroppo lui quando c'è una caduta è sempre all'interno dei premi, e siamo abituati a vederlo sempre cadere a terra rovinosamente, però è anche molto bravo a rialzarsi e a ripartire. Vedremo se ce la farà anche domani. Io sono 7 minuti e 20 oltre il limite per la pubblicità, quindi mi fermo subito, torniamo tra poco. Thank you.
Un viaggio lungo oltre 30 anni. Rabottini Cicli Sport è sinonimo di qualità. Qui l'amore per la bicicletta è il nostro motore e la passione per il ciclismo è il nostro carburante. Rivenditori autorizzati dei prestigiosi marchi Scott e Bergamont, gamma completa di bici da corsa, gravel, mountain bike, city bike, muscolari e e-bike per il bambino, l'amatore e l'atleta. Nel nostro showroom troverete ciò che fa per voi con una vasta gamma di modelli sempre in pronta consegna, finanziamento personalizzato e assistenza meccanica con tecnici specializzati. Accessori, caschi ed abbigliamento delle migliori marche per vivere al meglio la tua passione. Vieni a trovarci da Rabottini Cicli Sport. Ti garantiamo un viaggio indimenticabile su due ruote. Ci troviamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31, vicino il casello autostradale di Pescara Nord. Seconda parte di Veloper questa sera, stanno arrivando tantissimi messaggi, noi vi ringraziamo, state seguendo in tanti davvero, leggiamo qualche messaggio, poi allora se li leggessimo tutti non finiremmo più, però proviamo a capire, allora Roglic lo aspettiamo alla Vuelta, quella è la sua corsa, può appaiare Roberto Eras quest'anno, ci scrivono, andiamo avanti. Perché c'era una considerazione, volevo girare a Riccardo, quella del prossimo SMS, che riguardava proprio la possibile, era una considerazione interessante. Riccardo, secondo il nostro telespettatore,
ci chiede: è possibile che Pogacar abbia adottato la strategia di guadagnare più possibile su Vingegaard prima delle super tappe di montagna, cioè crearsi un cuscinetto prima sapendo che? No, ma questo è, l'ha anche detto, poi cioè, l'aveva anche detto nelle interviste, nelle dichiarazioni, il fatto di cercare di aumentare il vantaggio che ha anche nella tappa, per esempio, dello Sterrato, che insomma lo Sterrato, ragazzi, sì, è stata una tappa che l'elefante ha partorito il topolino, perché poi alla fine non c'è, però ragazzi lì se ne sono andate in santa ragione anche quel giorno lì, poi alla fine è andata come è andata, però lui ha tentato, ha attaccato, sì, ha fatto attaccare la squadra, a un certo punto sono rimasti lui con Jorgensen a ruota e Jorgensen ha dovuto aspettare Vingegaard che era rimasto, sì, indietro, quindi insomma sono stati tanti risvolti. Lui è sicuramente, quello che dice l'ascoltatore è un discorso possibile, che lui volesse prendere più vantaggio possibile per dare un po' più di stacco a Vingegaard. Degli altri ne interessa meno, Vingegaard lo preoccupa, perché comunque lui è stato il primo ad accorgersene, e qui basta risalire al San Luca, il San Luca, ragazzi, ha piantato uno scatto che normalmente lui andava dritto e invece si è trovato Vingegaard a ruota e poi ha collaborato, e ok, però guarda qua su, grazie Maurizio che ci fai vedere queste immagini che sono insomma quello che si diceva, perché a me piace Maurizio e gli faccio i complimenti, perché quando tu tocchi un argomento lui è pronto subito a dare un contributo, e questo è interessante. Qui per esempio c'è stata la famosa frase, sì, di lì non ha le palle, e invece poi le palle l'ha dimostrato ampiamente ieri di averle, e quindi è un anche in queste dichiarazioni, Riccardo, secondo te c'è un po' di preoccupazione da parte di tutti su questo Vingegaard che arrivava con un grande punto interrogativo? Anche queste dichiarazioni, che poi sono state parzialmente rintuzzate, riviste, corrette, tutto quello che vuoi, però che escano a caldo dai principali protagonisti di una corsa importante come il Tour de France, comunque è inusuale. Ma bello, almeno ci fa discutere, cioè, sì, secondo me è stato veramente molto bello anche quello che abbiamo visto sullo Sterrato. Poi dopo lui ha risposto alla grande, Vingegaard ha fatto delle dichiarazioni perfette, non ha mai perso la cosa, e sul lato umano tutto da dire, la vittoria di ieri di Vingegaard mi ha veramente realmente commosso, tant'è che mi sono spinto e ho detto io oggi, cioè da oggi sono per Vingegaard, e sapete benissimo anche dalla maglia si vede che io insomma per Ciuffettino ho una certa simpatia, ma non l'ho mai negato e mai lo negherò, perché comunque Pogacar è un corridore che ti entusiasma. Poi non ci dimentichiamo, perché qui ci siamo già dimenticati del Giro d'Italia. Sì, sì. Dice, ma il Giro d'Italia non c'era nessuno. Sì, ho capito, però lui l'ha vinto, vincendo anche con la maglia rosa quasi dal primo giorno, perché non gli è riuscito di vincerla quando Narváez l'ha battuto in volata, però lui ha fatto 20 giorni in maglia rosa. Sì. Ma secondo te, Riccardo, da adesso in avanti Pogacar nelle tappe, non dico quella di domani, ma da adesso in poi, pensi che correrà diversamente? Oppure, come ha dimostrato nel corso degli anni, anche da edizione a edizione, poi in realtà corre sempre più o meno allo stesso modo? No, io credo che correrà come sa essere capace lui. Se dovesse avere un momento sui Pirenei, e già lo vedremo sabato, che vede, è solo un corridore, noi abbiamo fatto tutti i corridori, qui c'è Alessandro, c'è Lorenzo, Beppe, insomma, e Luciano, abbiamo fatto tutti i corridori, quando te vedi uno in bicicletta lo vedi subito se c'ha la gamba o no. Se dovesse trovare un momento di difficoltà da parte di Vingegaard, è chiaro che l'attaccherà, però credo che cambierà un po' l'aspetto tattico della UAE, non andranno a tutta,
io credo, un po' per difendere le posizioni in classifica. L'idea che ha detto prima Alessandro non è un'idea peregrina, perché comunque in ogni caso l'abbiamo detta anche noi oggi, facevamo, è normale quando poi c'hai 5 ore di diretta di niente, cerchi di studiarle un po', certo, un po' tutte, no? Quindi l'abbiamo anche detto con Moreno, anche lui era su quella falsariga, cioè mandare via uno della UAE per costringere magari la Visma a tirare. Però effettivamente, cioè, da chi mandi via? Almeida, che è quarto? Anzi, Almeida c'ha da stare attento, perché poi è vero che è cascato Roglic, però se vai a guardare il distacco è a 20 secondi dal quarto posto, quindi è ancora tutto in corsa, e ha ragione il direttore a dire, chiaramente c'è da passare la nottata, no? Però ha ragione il direttore a dire che Roglic probabilmente è più designato al podio che non a quella posizione in cui in questo momento, certo, in questo momento è costretto purtroppo dalla caduta. C'è da dire che Roglic rompe le scatole anche a me, perché io sono a me garbano tutti, premesso. A me mi garbano tutti. No, vabbè, che giusto, è normale, fanno, se così, dai. Fanno tutti emozionati. È chiaro che Ciuffettino ha un qualcosa in più e lo dimostra, sì. Mi hanno regalato questa maglia. Ma secondo me lo dimostra pure l'affetto delle persone, insomma. Sì, però effettivamente Roglic mi fa girare le scatole, perché è sempre nei premi, non c'è niente da fare. Cioè, ieri è cascato su una curva inspiegabilmente. Oggi purtroppo è stato sfortunato, sì, perché Lutsenko è stato incauto e ha fatto il patatrack. Guarda caso, chi va a prendere? Roglic. Sì, ma guarda che se ti fai direttore qui presente, io credo che se fai una statistica delle cadute di Roglic nelle corse è impressionante. Direttore, ci avete mai pensato di fare una cosa che c'è una l'Oscar tutto bici, secondo me? Sì, delle cadute. Ci avete mai pensato ad un Oscar delle cadute? Avreste già il vincitore. No, dai, non mi sa. Sì, certo, chiaro, però credo che un corridore non sia molto felice di venire a ritirare un segno di quella natura. Forse sarebbe più contento per un Oscar per, non so, per il più intonato, ecco, non sì, certamente per uno che continua a cadere, perché è veramente l'Oscar della sfortuna, che comunque è degli agonisti, e lì siete tutti agonisti, forse siamo io e te, Jacopo, che non siamo sì, degli sì, agonisti, qui sono tutti perché agonisti, lì, tranne in studio tu hai due grandi ex corridori, abbiamo Alessandro Ballan, che vorrei ricordare l'ultimo campione del mondo che l'Italia ha avuto, Riccardo che è il campione del mondo in tutto, quindi tu Brocchi siamo io e te. Detto questo, l'Oscar delle cadute non si può sentire, dai, è un'offesa ai corridori. Invece, direttore, parliamo di cose serie, il nostro Giulio Ciccone. Ecco, allora, prima di rispondere, facciamo vedere il messaggio che è arrivato, bravo, da casa. Bravo, mi piace facciamo la domanda, vedere... rispondo e ti dico già adesso, a me Giulio Ciccone mi sta piacendo un stacco, alla faccia dell'anno scorso, che aveva la sua magliettina, che l'ha portata a Parigi e che abbiamo raccontato di tutto e di più. Io voglio un Ciccone così, intanto voglio che si misuri al cospetto del meglio del mondo, perché qui ci sono tutti, non ne manca uno. Non possiamo dire no, ci sono tutti, è un livello elevatissimo, e Giulio sta correndo con grande intelligenza, con grande accortezza. Devo arrivare a dirti anche che Giulio ha il peso di un'intera squadra. Sì. Perché non dimentichiamoci che hanno perso prima della partenza del Tour Tao Gegenhardt, che era l'uomo designato per, con Giulio che doveva fare il battitore libero, quindi libero, assolutamente lasciato a briglia sciolta per poter andare a inseguire o una vittoria di tappa oppure la gognata maglia Poix, che però ha già vinto l'anno scorso, e quindi onestamente abbiamo chiuso la pratica per quanto mi riguarda, perché a me entusiasma poco
ma non chi vince la maglia Pro A. Mi interessa poco nel momento in cui viene chiamato, forse sono un po' ancorato a vecchi stilemi, che dice il miglior scalatore del tour. Beh, il miglior scalatore del tour, cioè devi essere lì a lottare. Noi criticavamo anni fa, negli anni 90, corridori come Claudio Chiappucci che arrivava secondo o terzo al tour. Non è che arrivava a 2 ore e mezza e vinceva la maglia Pua. Detto questo, invece, io voglio un Giulio così, che finalmente si misuri. E stavo dicendo che tiene il peso della squadra, perché? Perché ha perso anche una pedina fondamentale, Mad Pedersen, che era un corridore che poteva portare delle vittorie, che poteva fare delle volate, che poteva fare delle fughe. Giulio è lì che sta tenendo in piedi la baracca da solo con grande serenità. In questi primi 12 giorni, che bisogna anche dirlo, non sono stati proprio disegnati per lui. Cioè lui ha affrontato la prima parte di tour che per lui era la più indigesta. Poi sarò smentito, però dico che credo che da sabato probabilmente arriverà un terreno dove chiaramente quei due là sono da un'altra parte. Remco sarà un cagnaccio, Roglic, se parte domani mattina, è un cagnaccio anche lui, perché lui è fatto così. Però Giulio non è una mammoletta, perché Giulio ce l'ha dimostrato in più di un'occasione di poter lottare con quei 5 là, con quei 4 là. E se ci arriva lì e riesce a risalire anche qualche posizione, io ti dico, se riesce ad arrivare nei primi 5, io sarei felice. Giulio, vabbè, quale quinto? Ho capito, ma quinto è quello. Cioè, quando noi, ormai, usiamo anche un po', cavalchiamo un po' anche il momento magico del tennis italiano. Al numero 20, entra tra i numeri 10, al numero 12. Noi abbiamo avuto, quando è caduto, quando gli è successo il fattaccio a Sonny Colbrelli, me lo ricordo benissimo, ha chiuso la stagione al numero 3 del mondo. E siamo incapaci probabilmente a vendere ciò che noi produciamo. Sì. Ecco, bene, accodiamoci e cominciamo a dire che se Giulio Ciccone arriva tra i primi 5, è tra i top dei top, perché il Tour de France vale, se non di più, di Wimbledon. Quindi noi siamo felici che gli italiani vanno avanti a Wimbledon, benissimo. Oggi abbiamo festeggiato la Paolini che va in finale, benissimo. Ci abbiamo anche il nostro Giulio, e se Giulio riuscirà ad arrivare nei 10, ma soprattutto nella top 5, è un grande risultato, perché vedrete l'ordine d'arrivo, saranno qualche cambiamento, ci sarà Taddei davanti o ci sarà davanti Jonas, ci sarà Roglic, ci sarà Remco, ci sarà chi volete voi, Carlos Rodriguez, però se Giulio resta lì è tanta roba. Io all'inizio del turno l'avrei mai detto, e invece lui ci sta sorprendendo, mi sta sorprendendo in maniera bellissima, e lo tifo spudoratamente. Eh sì, peraltro prima da casa ci hanno scritto Stefano da Teramo, mi pare, del super pronostico Giulio Ciccone sul podio. Palmiro, è troppo, magari incrociamo le dita. Eh sì, o come dice più realisticamente il direttore, dietro quei quattro, ammesso che siano quattro, perché bisogna vedere Roglic, cioè, dopo i grandi, lui sarebbe un grandissimo risultato? Io sono un super amico e super tifoso di Giulio. Secondo me, prima che dicessi il direttore, la mia idea è se Giulio arriva quinto fa una grossa impresa. Ma Palmiro, è meglio arrivare quinto e non vincere una tappa, o è meglio vincere una tappa e arrivare settimo? Quindi un Tour de France è un quinto al Tour de France, le tappe l'hanno vinto anche qualche corridore, ci vuole anche un po' di fortuna a vincere le tappe. Arrivare quinto al Tour ci vogliono le gambe e i polmoni. Sì. Sì, è un po' la differenza tra la grande sfida secca e invece il campionato. Poi alla lunga i valori vengono fuori. Un quinto posto, Alessandro, vengo anche da te, sarebbe un risultato straordinario per Giulio, nonostante, insomma, veniamo da un 2023 dove si è portato a casa la maglia Pua, ma un quinto posto qualora riuscisse ad arrivare. Con questo parterre di corridori che con c'è. Questo parterre di corridori? Ma come deve correre adesso? Io intanto farei un applauso al direttore per il discorso che ha fatto su Giulio, perché in sintesi ha veramente rispecchiato anche il mio pensiero, e sta facendo un ottimo tour. Ti dirò di più al discorso di Pierre: davanti in classifica ha parecchi uomini che sono lì a servizio del capitano, quindi può essere che i vari Almeida, Ayuso,
possono perdere anche del tempo, possono perdere posizioni in classifica per aiutare, diciamo, Pogacar, e questo favorirebbe logicamente la risalita in classifica di Giulio Ciccone. Speriamo, secondo me il quinto posto ce l'ha nelle corde, sta andando veramente forte in salita, corre concentrato anche in tappe semplici come quella di oggi, è davanti con la squadra, si fa aiutare e tiene le posizioni, che vuol dire che sta veramente puntando a una posizione alta in classifica. Incrociamo le dita e speriamo in questa ultima settimana, che può essere veramente più alla sua portata. Jacopo, se me lo consenti, se me lo consenti, un piccolo inciso a quello che ha detto Alessandro. Se riesce veramente Giulio a concludere a Nizza questo tour nella top 5, che sarebbe secondo me un grandissimo risultato, poi sul podio non ne parliamo, sarebbe da sogno. Detto questo, Giulio si calerebbe in una nuova dimensione, diventerebbe un altro atleta, e a quel punto, metto la briscola, a quel punto Giulio può pensare seriamente a vincere il prossimo Giro d'Italia. Perché se lui subito supera un banco di prova così importante come il Tour de France, dove sei veramente circondato dal meglio del meglio del meglio, in condizioni anche ambientali molto difficili, con una pressione che solo il Tour ha, beh, allora puoi andare veramente a sognare qualcosa di più al Giro d'Italia. Con tutto il rispetto per il Giro, però lo sappiamo, c'è meno concorrenza, devi essere sempre un gran corridore, perché nessuno ti regala niente. L'abbiamo visto anche con Tadej Pogacar, che ha giocato, ma perché Tadej Pogacar ha giocato, perché quello lì è il numero uno del ciclismo mondiale. Però se esce bene da questo tour, gli si apre una nuova carriera. Giulio, certo, può scrivere nuove pagine. Perché eri così convinto prima del tour che Giulio sarebbe andato così forte al Tour de France? Perché le responsabilità su questo ragazzo iniziano a pesare. Lui è un ragazzo responsabile, sapeva che questo Tour de France doveva andare forte, e sapevo che sarebbe andato forte. L'unica cosa che io mi auguravo che non facesse classifica, devo essere sincero, mi sarebbe piaciuto un Giulio Ciccone che avrebbe rischiato meno nei finali, mi sarebbe piaciuto che si fosse risparmiati in alcune tappe dove sono stati veramente un po' a tutti i corridori. Perché? Perché c'è un'ultima settimana dove effettivamente Giulio aveva grandi chance di vincere una o due tappe, può ancora vincerla una tappa, perché Giulio è stato un corridore che è riuscito a battere anche questi grossi talenti. Sì, ha battuto bene, insomma. Esatto. Però lui si è responsabilizzato, come dice il direttore, è venuto a mancare Vingegaard, che aveva il peso della classifica, e in questa squadra probabilmente la classifica interessa tanto, più di una tappa in questo momento, perché sappiamo tutti che il ciclismo oggi ha bisogno di punti, e oggi una classifica di vertice garantisce grossa qualità. E quindi effettivamente anche all'interno della squadra hanno responsabilizzato più del normale a fare classifiche, e lui effettivamente sta andando forte, sta andando, non si è mai visto, è stato sempre coperto, è stato molto attento, è stato sulla ruota dei migliori, quindi Qui ci scrivono, scusami Luciano, non sono d'accordo su Ciccone, non arriverà mai quinto in questo tour, uscendo di classifica potrebbe invece vincere una prestigiosa tappa, come era il tuo discorso iniziale. Ma lui effettivamente la classifica anche nel passato non l'aveva mai curato in modo attento come lo sta facendo in questa occasione, anche perché in questa occasione probabilmente la pressione della squadra è maggiore, perché avendo perso l'uomo di classifica, qualcuno alla classifica doveva farla, e io ritengo che se dovesse uscire
con una classifica di vertice, do ragione al direttore, perché poi questo potrebbe scaturire all'atleta degli obiettivi diversi, quindi puntare effettivamente un po' alla classifica, ciò che noi avevamo perso un po' l'idea della classifica, certo, specialmente l'anno scorso, perché l'avevamo visto lottare per questa maglia ciclamino al Giro d'Italia, aveva vinto le tappe, la classifica era uscito, cioè Giulio non si era mai capito la reale forza per combattere e lottare per una classifica. A questo Tour de France noi ci auguriamo, siamo ancora a 8 tappe dalla fine, quindi il tour è ancora lungo, però sì, nelle ultime tappe i percorsi adatti per fare bene. Sì, sì. Ciò che magari fino ad oggi, siamo all'undicesima tappa, dodicesima tappa, i percorsi non erano adattissimi, come diceva il direttore a Giulio. Da adesso alla fine sicuramente potrebbe anche fare... Anche il giorno delle strade bianche ha corso benissimo, è stato sempre sulla ruota di Pogacar, di Vingegaard, non ha mai perso una posizione. Sì, ma ha una grande condizione. Molto, molto concentrato. Se rimane questa condizione, secondo me, il quinto posto alla sua portata. Poi giustamente, come diceva il direttore, se succede qualcosa magari non ci auguriamo, perché lo sport è bello così, può succedere anche qualcosa però, di positivo, non per forza però, negativo, no, per entrare anche nei primi tre, però certo, diciamo che nella sua portata adesso il quinto posto. Il ragionamento di Alessandro penso che sia condiviso da parte di tutti, perché davanti a Giulio in questo momento ci sono gregari, uomini che dovranno essere sacrificarsi a delle cause diverse. Eh beh, certo. Però ci hanno scritto prima a casa, io questa cosa qua, poi oggi Riccardo vi ha ascoltato, e ci hanno scritto: Aru nel 2017 arrivò quinto, però tutti si ricordano la vittoria su Froome del 2017, come per dire, la tappa rimane un po' di più, però io ti ho ascoltato e so che tu invece sei portatore di un altro concetto, che può fare classifica e vincere una tappa allo stesso momento, che una non esclude l'altra, o ho capito male o ricordo male? No, hai capito benissimo, anche perché io sono l'unico dei tre che ha esaltato il quinto posto ieri in volata, battendo quelli che c'aveva nel gruppetto, che è stato bravo. Ragazzi, noi non ci dimentichiamo che dietro quei quattro famosi, i famosi quattro assi di un colore solo, il principe, così, tanto per queste citazioni. No, aspetta, questo però l'hai copiata da una grafica nostra di almeno 2 settimane fa. I quattro assi c'erano, ma erano picche quasi. Tu dici un colore solo. Vabbè. Il principe un colore solo, quindi non ho voluto fare distinzioni. Però diciamo che tu sei andato più sul musicale. Sì, è arrivato quinto, bene, bene, bene. Quindi, siccome visto e considerato che al Catalogna, se non sbaglio, ha battuto anche Venepul e Roglic in volata, perché lui non può battere Pogacar, Vingegaard e Roglic, qualche gruppettino che può essere. Sì, questi vedi che l'avevamo preparato. Non era. No, ma io mi ricordo tutto, cioè io sono facente parte della famiglia, quindi mi ricordo tutto, però il principe, insomma, il principe De Gregori ha dato, insomma, quattro assi bada bene di un colore solo. E quindi io sono dell'idea, quello che ha detto il direttore e quello che ha rinforzato anche Alessandro sono della mia idea. Io sono convinto, perché ha una condizione così, l'unica diciamo così incognita è quello che dicevate prima. Lui nella terza settimana in queste condizioni non ci si è mai ritrovato, cioè lui non ha mai curato la classifica, e sono d'accordo, e non sono totalmente in disaccordo con quello che ha scritto quello precedente telespettatore, che ha detto di Aru si ricorda più la planche de Belfi in maglia gialla che non nel quinto posto di Aru. Intanto in quel periodo lì avevamo
dei cavalli un pochino più superiori, perché c'era anche Nibali nel mezzo in quel periodo lì, avevamo dei corridori che sicuramente non ci facevano sfigurare anche al Giro di Francia. Aru aveva vinto aveva vinto anche una Vuelta, cioè tutte cose che Cicco ancora non ha potuto fare, per sfortuna. Sì. Ora lui sta andando in una maturazione fisica e credo che sia anche convinto di poterlo fare, un po' perché ha detto bene, Gegenhardt era il punto d'appoggio della Lidl Trek, e poi ragazzi, cioè le tappe, sì, si vince le tappe, deve andare in fuga, le fughe qui non arriva una, a parte Vauclin e la tappa dello Sterrato, strana, però voglio dire, e Bardet il primo giorno, tanto per fare un riassunto, oggi Van Aert, che non se ne è ancora parlato, è arrivato una volta secondo, ma una tiratina quel giorno lì, il primo giorno che arrivarono, sì, a Rimini, non gliela poteva andare una tiratina che vinceva facile, che poi, se non vi ricordate, Pogacar era già lì a lottare, a fare le volatine, mm-hmm. Tanto perché ogni tanto bisogna ricordarle queste cose, perché sennò magari ci si distrae un po'. Però Riccardo, devi tenere presente anche un altro discorso, che da domani in poi ci sarà tutto un altro Tour de France di quello che abbiamo visto. Se prima le fughe non sono andate, adesso sicuramente si apre un panorama tattico che io veramente sono veramente tanto tanto curioso di capire come si muoveranno tatticamente anche. Questa è la tappa di domani, questa è la tappa invece di sabato. E poi sabato ci sarà sicuramente il tentativo di fuga, però ci hanno da fare il Tourmalet e poi hanno l'arrivo in salita. Io non credo che vada via la fuga, ce n'è tanti di chilometri da fare, sono 70 chilometri di tappa da poter sviluppare la fuga di giornata, però anche questa tappa qua, io sono contento di quello che sta facendo Ciccone, e sono arci convinto anche che una tappa la può vincere lo stesso facendo classifica. E poi ve ne dico un'altra che voi non ne parlate mai, ma ragazzi, vale più un decimo posto al Tour de France che una vittoria d'etappa a livello di punteggio, uh-huh. Perché questo, poi le squadre ci guardano, le guardano queste cose qua. Sì, sì, sì. Comunque alcuni continuano a scriverci. Alessandro, chiedo anche il tuo ausilio, che una vittoria resta nel palmarès più di un piazzamento. Te, se fossi... Tu, Alessandro, hai vinto una tappa al Tour? No, ho fatto due volte secondo, sì, terzo, però non ho mai vinto al Tour. Ma quello che ha vinto le tappe al Tour sono solo io. Ecco, diciamo. Allora, parliamoci chiaro. Prima il direttore ha detto... Modestamente, no, allora, a parte... Allora, no, prima il direttore giustamente ha detto gli unici due brocchi siamo io e lui, e hai tanti. Però qui Jacopo, l'unico che ha vinto una tappa al Tour è Riccardo. No, hai capito, no, Jacopo, perché sì, lì sì, c'è stata una sottile ironia da parte di quel ragazzo lì, Masciarelli, che fa piangina sempre. Qualcuno ha vinto anche per caso, per fortuna. Io devo dire la verità, avevo ascoltato, però... Io tu dici, Jacopo, che c'era una... Era una sottile ironia. Però comunque vai a vedere su YouTube, Lorenzo, che quella vittoria lì, no, cioè, io non dietro è niente, guarda che no. No, perché tu prima hai detto, sì, un piazzamento è da grande ciclista, le vittorie di tappa a volte, le vittorie, le tappe le hanno vinte anche corridori modesti. Vabbè, l'ho vinto anche due tappe a Giro d'Italia, per dire, io no, ma se avessi fatto al Tour de France, se avessi fatto e quindi al Giro d'Italia, sarei stato sicuramente un corridore più forte di me, che non vinto due tappe al Giro d'Italia. Questo è il mio concetto. Poi c'è la cosa di paglia, non lo so. Un anno Palmiro hai vinto il giorno dopo che avevo vinto io a Montefiascone, Pistola, che hai vinto. Sì, però che un quinto posto a un grande giro vale più di una vittoria di tappa. Tu pensa, andò, certo, al Tour Palmiro, si ritirò dal Tour per venire a vincere il trofeo Matteotti, invece dopo fece, certo, secondo in quell'edizione.
Ecco, guarda Maurizio, bravo Maurizio, fagliela vedere. Beh, questa è un'alzata di palla per una schiacciata. Una schiacciata. Però siamo fatti da lontano perché aveva l'indirizzo YouTube salvato dai preferiti da giovedì scorso. Questa è indicazione per gli altri ospiti e per chi ci segue da casa, perché... Alessandro, guarda qua, guarda, attenzione alla curva, Alessandro, la curva. Attenzione, no, perché poi ragionano, dice no, me l'hanno fatta vincere, diglielo, guarda qua. Come taglia la curva. Allora, Beppe, difendimi almeno te. Ma si è appena detto che te l'hanno regalata. Chi l'ha detto? Beppe? Giuseppe, sì, è vero? L'hanno regalata per forza. Guarda, no, non sono riusciti a prenderlo, guarda. Perché no, si allenava con me. Ah, ecco. C'era anche poca gente, fra le altre cose. Bada la gente che c'era, vada là. Oh, Van der Anden, poi c'era un certo Sean Kelly, c'era... di gente, Klaus terzo, così, no, tanto per dire, non finisce mai, non finisce mai, su tutto, sì, poi insomma va bene. Oh, Alessandro, stavo dicendo, si possono mettere insieme le due cose per il nostro Giulio? Cioè provare a fare un colpo in una tappa e comunque continuare a curare la classifica generale per il Giulio che hai visto fino a questo momento? Ma sicuramente sì, l'abbiamo visto in volata ieri, è un corridore molto esplosivo, ma non l'abbiamo visto solamente ieri, l'abbiamo visto anche in passato. In volata riesce tante volte a essere più veloce degli altri e quindi se dovesse arrivare con il gruppettino è logico che a mio parere può battere sia Pogacar che Vingegaard che anche lo stesso Roglic. Allora, io vi so, a proposito di indizi, prima la frase di Palmeo, però anche te hai lasciato un indizio prima. Direttore, a Isola 2000, Vingegaard, ha detto prima Luciano, può piazzare il colpo per ribaltare il Tour de France, ovvero portare Pogacar in giallo fino a due giorni prima di Nizza e poi... per ovviamente provare a sfiancarlo e poi a due giorni prima Isola 2000 provare a piazzare il sorpasso. Io ritengo che avevo fatto questa analisi perché la tappa più dura penso sia quella e io tatticamente penso che la Visma abbiano le idee chiare come correre questo Tour de France. Io non penso che da adesso al penultimo giorno del tour loro stiano lì ad attaccare, a fare. Loro lasceranno la corsa sempre a controllo della UAE perché obiettivamente devono controllarla, a meno che non mandano Yates in fuga. Uno di quelli che è tra i primi 10 in fuga. E quindi io sono convinto che Vingegaard fino a Isola 2000 starà buono. Controllerà le dinamiche di Pogacar e sono convinto che l'ultimo cronometro di questo Tour de France, l'ultimo giorno, Vingegaard vada anche più forte di Pogacar. Direttore, è una ricostruzione credibile? È chiaro che ci sta ragione, anche perché la tappa è una tappa da capogiro, ci sono due vette di os categorie, l'arrivo è di prima categoria, quindi non si scherza. Però conoscendo anche Jonas Vingegaard, che non è Tadej Pogacar, non so, mi sono così persuaso, come direbbe Montalbano, del fatto che Jonas possa anticipare comunque il lavoro. Perché poi... o veramente dai una botta clamorosa a Tadej in quella tappa lì, ma poi ricordiamoci che il giorno dopo c'è un cronometro e quindi devi avere anche del vantaggio. Io credo che non arriveranno proprio così in prossimità del traguardo per giocarsi il tutto per tutto, un po' perché c'è Taddeo. Il problema è che quando in corsa c'è Taddeo ti mette sempre nelle condizioni, lui ha un po' la testa che dice
poi sarò smentito, no? Perché, ma fino ad oggi noi abbiamo imparato a conoscere un tipo di corridore che dice muoio a Sansone con tutti i finisteri, io ci provo, faccio fatica io ma te la faccio far, faccio far fatica anche a te, io tutto l'animo ma lo farò sputare anche a te. Quindi Taddeo è già uno che metterà pressione, ma Jonas mi sembra pronto a duellare, a combattere con lui. Quindi non arriveranno proprio al penultimo giorno per giocarsi a Isola 2000 e poi il giorno dopo con la cronoscalata questo Tour de France, ma ci saranno questi 8-9 giorni che restano, queste 9 tappe che restano, 8 sostanzialmente importanti, dove se le daranno di santa ragione. Importante sarà l'uso accurato, intelligente delle squadre. Un po' la differenza sarà questa, perché è un po' come se le due squadre avessero Ciccio Graziani e Pupi Pulici, il Torino dell'ultimo scudetto, con questi due bomber che la mettevano dentro sempre e comunque, però bisogna vedere quanti palloni riceveranno e come si muoveranno i compagni di squadra. Da un lato c'è una Visma che non sembra totalmente in salute ed è un po' ammaccata, dall'altro c'è una UAE assolutamente in salute, che ha corridori assolutamente in condizione, ma forse c'è qualche frizione all'interno, al proprio interno. E quindi il gioco è apertissimo. Sì, noi dobbiamo andare in pubblicità. Prima di andarci, a proposito di Visma, un consiglio a Van Aert: non più il lato destro, abbiamo capito, no? Basta, volate sul lato destro, tanto lì vanno sempre a chiudere, quindi anche oggi ci è capitato. Pubblicità, torniamo tra poco. Un viaggio lungo oltre 30 anni. Rabottini Cicli Sport è sinonimo di qualità. Qui l'amore per la bicicletta è il nostro motore e la passione per il ciclismo è il nostro carburante. Rivenditori autorizzati dei prestigiosi marchi Scott e Bergamont, gamma completa di bici da corsa, gravel, mountain bike, city bike, muscolari e e-bike. Per il bambino, l'amatore e l'atleta. Nel nostro showroom troverete ciò che fa per voi, con una vasta gamma di modelli sempre in pronta consegna, finanziamento personalizzato e assistenza meccanica con tecnici specializzati. Accessori, caschi ed abbigliamento delle migliori marche per vivere al meglio la tua passione. Vieni a trovarci da Rabottini Cicli Sport. Ti garantiamo un viaggio indimenticabile su due ruote. Ci troviamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31, vicino il casello autostradale di Pescara Nord. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. La nostra passione ci spinge sempre alla ricerca della perfezione, del comfort e dello stile. Vogliamo accompagnarti verso nuove sfide, nuovi orizzonti e nuovi traguardi. IM Sport ti accompagna verso questi obiettivi senza compromessi. Vesti il vero Made in Italy. Vesti IM Sport. Every day, in every way.
Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima parte per questa sera di Veloce, stiamo per iniziare il discorso legato al Giro d'Italia Donne che domani arriva in Abruzzo. Prima fatemi salutare, veramente siete tantissimi che stanno scrivendo, noi vi ringraziamo, purtroppo non riusciamo a leggerli tutti perché capite da soli che se leggiamo tutti i messaggi prenderebbe quota l'idea di Riccardo che andrebbe fino alle 23 e anche oltre. Ci stiamo lavorando Riccardo, io so che te sei abituato alle maratone televisive. Immagino, io infatti vedi, ho fatto 6 ore, cioè no, 6 ore, abbiamo cominciato a mezzogiorno anche oggi, quindi... Sì, no, ma noi ci stiamo lavorando, almeno per un altro quarto d'ora, vediamo come va a finire. Comunque veramente grazie davvero, perché guardate quanti ne stanno arrivando, è un continuo, Maurizio sta impazzendo, peraltro lo ringrazio insieme a Francesco che è all'aiuto regia. Domani dunque arriva in Abruzzo il Giro d'Italia Women, allora Giuseppe con la nostra, vediamo la classifica generale, con la nostra Longo Borghini in maglia rosa, ma con la campionessa del mondo Kopecky che è a 3 secondi, oggi ha vinto la tappa che arrivava a Foligno. Guardate quanto è corta la classifica, una classifica che probabilmente nelle 3 frazioni abruzzesi potrebbe avere uno scossone, perché insomma no, mi viene da ridere sulla classifica perché è molto corta, ma da domani, dopodomani e quella di domenica potrebbe essere completamente, si allungherà di tantissimo. Diciamo che da domani è come se scoppiasse una bomba atomica. Sì, sabato specialmente. Già da domani potrebbe cambiare la maglia, perché la Kopecky è molto veloce, esplosiva. Sì. E poi in crescendo, ha iniziato il giro un po' così, in sordina, ma sta crescendo moltissimo. Però vogliamo dire che una Longo Borghini come quest'anno non c'è mai stata, è molto forte, completa e ci crede. Io l'ho vista nella volata l'altro giorno, è stata chiusa un paio di volte, poi dopo è riuscita a sorpassare anche la Kopecky che ci è rimasta male, però ha una condizione straordinaria e c'ha una gregarietta veramente forte che l'aiuterà per le salite, che è la Rialini. Mm. Stanno usando solo per aiutarla a vincere questo giro e credo che abbia delle buone... Se riesce a passare domani, secondo me, c'ha buone possibilità di vincere questo giro. Però, Giuseppe, io ho visto che quest'anno la Gaia Rialini, che l'anno scorso era andata fortissima, secondo il Giro d'Italia, aveva anche in questa occasione del Giro d'Italia un percorso nelle ultime 3 giornate che era veramente favorevole all'atleta abruzzese. Però la vedo sempre impegnata per la Longo Borghini, e
io l'avrei tenuto un attimino più abbottonata per sfruttare al meglio queste ultime tre tappe, specialmente quella di sabato, due volte Passo Lanciano con un finale sul Blockhouse che diventa con 33-34 gradi, queste le temperature di questi giorni a Pescara, quindi veramente diventa una tappa adattissima. 33-34 a... ad andare bassi in questi giorni. 42. Tu sei sì troppo ottimista. Quindi l'avrei tenuta un attimino più al risparmio per sfruttare al meglio queste tappe che erano e sono adattissime alla nostra atleta abruzzese. Sono d'accordissimo con te, avrei fatto ugualmente anche io, anche perché correndo sulle strade di casa ci metterei la massima grinta possibile, però si vede che nella squadra della Trek hanno preso questa decisione, però attenzione, potrebbe essere anche un gioco tattico. Sì. Anche perché, ma tu sei proprio sicuro, scusami Beppe, sei proprio sicuro di quello che dici? Perché su queste tre tappe a 1 minuto e 44 di distacco in classifica generale, io non credo mica tanto che in Lidl Trek puntino alla vittoria di Longo Borghini. No, io credo. No, tu hai detto adesso, ho detto che ci potrebbe essere un tranello. Finora ha lavorato per la Longo Borghini. Ah beh, ma da ora in poi lavorerà, secondo me lavorerà per conto suo. In queste tre tappe qui, poi detto, può succedere di tutto, una bomba atomica. Tutti gli altri anni la Longo Borghini, la quinta, la sesta tappa, andava in crisi. Sempre, tutti i giri d'Italia che ha fatto. Però quest'anno la vedo, sta andando fortissimo. Oltre forte, convinta, ci crede. Quindi ti ho detto, se riesce a passare domani, perché domani non è adattissimo per la Realini, è più per sabato è sabato, è proprio la sua giornata. Sabato sono convinto che se le giurie seriamente, 50 corridori vanno fuori tempo massimo. Sì, perché veramente è una tappa durissima, una tappa... Ma perché un percorso così esigente nel ciclismo femminile? Guarda che due volte Passo Lanciano, Palmiro, quanto è dura Passo Lanciano? Da Letto Manoppello. Arriva a Mamma Rosa. E con un arrivo sotto il Blockhouse, non sul Blockhouse. Mamma Rosa, dove è arrivato anche... Non ti sembra esagerato? Noi quando si correvamo, facevamo una volta Passo Lanciano, ma in allenamento... Adesso è cambiato un pochettino. Io ho seguito il Giro d'Italia l'anno scorso, anche la tappa dove è caduto la Longo Borghini era bella dura. Era durissima, c'era una salita in partenza subito, dura, le fanno queste tappe dure, non sono lunghissime, poi sono 8 giorni. Passo Lanciano, secondo me la tappa di sabato per Longo Borghini è vero che va molto più forte degli altri anni, però la vedo un po' troppo dura per lei. Nello stesso tempo anche Gaia, l'ho visto due arrivi in salita, il primo giorno si è sfilato e ieri anche arrivato in coda al gruppetto, non ha la condizione dell'anno scorso. È vero che non sono salite così impegnative, magari il Passo Lanciano così duro, il Blockhouse, però vedo meglio quella ragazza che ha vinto la neozelandese, mi sembra che va un pochino più forte. La Fisher Black mi sembra che va, io per la tappa di sabato la vedo come favorita. Sì, è la più scalatrice di tutti, lei, proprio sì. Di caratteristiche. È una tappa, come ho visto pedalare l'altro ieri, per me se bloccavo si vince lei, è alla grande. Direttore, l'esame di sabato sarà quello decisivo, determinante per consegnare la maglia rosa? Eh sì, mi sembra assolutamente così, perché è una tappa pazzesca, l'avete detto poc'anzi. Io credo che comunque Gaia Realini abbia ancora il terreno per poter ribaltare la situazione, perché forse se dobbiamo parlare di scalatrici, è la più scalatrice di tutte insieme alla Fisher Black, e anche io non sottovaluterei che è terza la Ludwig, che mi sembra anche lei non messa malissimo. Sì. Però la Gaia Realini è vero che è undicesima
a 1 minuto e 44, se non mi ricordo male, avevo visto la classifica poco prima della trasmissione, e ha il terreno per poter, in queste tre tappe, per ribaltare la situazione. E anche lì bisogna vedere quale sarà il gioco all'interno della Lidl Trek, con una Longoborghini che è vero che è la capitana, la regina del ciclismo italiano, ma è in uscita. Ricordiamoci che andrà via, è in scadenza, ha già annunciato e probabilmente lascia anche la Lidl Trek non nel modo più sereno assoluto, e la Gaia Realini che invece mi sembra che fino a questo momento sia assolutamente risparmiata, facendo il minimo necessario per essere d'appoggio alla sua capitana, ma assolutamente pronta a spiccare il volo sulle sue strade, su strade che lei conosce benissimo e su strade che lei dovrebbero sulla carta almeno sorridere. Adesso se ha i numeri e il tempo, forse 1.40, quello chiedo a Lanzone, che chiaramente è il vero tecnico che abbiamo lì e che conosce molto meglio di me il movimento femminile, non so se 1.44 sia un distacco monstro o invece assolutamente adeguato per un tappone come quello di sabato, con la doppia scalata del blockhouse durissimo, probabilmente va bene, però certo che deve essere una Gaia Realini al top della condizione, ipermotivata, iperconcentrata e che soprattutto non deve avere alcuna esitazione, non deve avere tremore delle gambe. Sì, io penso anch'io che lei e la Fischer Black sono le due più forti in salita. Mancano, comunque chi manca non c'entra niente, perché mancano veramente le tre più forti del mondo, mancano, perché appunto al Tour de France e alle Olimpiadi. E qui sicuramente 1.44 secondo me non è niente. In una tappa così ci saranno degli stacchi grandissimi, quindi credo che una Gaia Realini al top, e se si è risparmiata veramente, penso che potrebbe giocare le sue carte, sempre se dovrebbe cedere a Longoborghini. In caso contrario, io penso che anche se già in programma che cambia squadra, la Trek punti più a vincere con la Longoborghini. Posso chiederti, perché ne avevamo parlato prima della trasmissione, poi andiamo verso la chiusura, siccome si parla tanto di talenti quando parliamo di ciclismo maschile, ma so che tu ti occupi anche di una ragazza che hai detto, guardate che questa in futuro sarà un grandissimo talento. Sì, infatti io sto lavorando con la squadra giovane della UAE, abbiamo una ragazza che è probabilmente un talento, ora dalle categorie inferiori fino adesso le ha sempre vinte tutte. Due giorni fa ha vinto l'inseguimento agli europei, Under 23, e la Venturelli è molto forte, ha già vinto due gare quest'anno e la UAE ci sta puntando moltissimo. Lei vuol fare ancora un anno nella Devo quel prossimo anno per passare più tranquillamente e più matura ancora nel 2026, diciamo. E abbiamo altre ragazze forti, comunque nel ciclismo italiano ce ne sono forti, c'è la Ciabocco, c'è la Barale, c'è la Persico, c'è la Gasparrini, ci sono diverse ragazze, abbiamo un vivaio che sicuramente, non dimentichiamo la Balsamo che sta preparando un grandissimo Olimpiadi sicuramente, e penso che nel ciclismo femminile abbiamo un futuro sicuramente assicurato. Balsamo che è stata costretta a dire addio al Giro d'Italia per un'infiammazione alle tonsille. Alessandro, quanto è cresciuto il ciclismo femminile? È cresciuto moltissimo, diciamo che combinare la gara delle donne nelle migliori gare a livello mondiale maschile ha portato sicuramente moltissima visibilità a loro. E quindi è logico che anche gli sponsor hanno visto molto interesse in questo mondo, dove c'è sempre molta richiesta. Io stesso sono presidente di una squadra e ho scelto di fare una squadra di ragazze, ho categorie esordienti e allieve, ho 11 ragazze, con l'obiettivo di aumentare il numero nel futuro breve.
Anche perché proprio c'è molta molta richiesta, diciamo, in Veneto, che è una delle regioni più ciclistiche, ci sono molte squadre maschili, però ce ne sono anche femminili, però non riescono ad accontentare tutta la richiesta, e quindi la necessità di portare delle nuove squadre. E quindi io penso che sia un movimento in forte crescita. Abbiamo, come detto prima, anche tantissimi grandi nomi in Italia, e questo fa sì che stia esplodendo ancora di più. Siamo in chiusura, vediamo l'altimetria di sabato del Tour de France, così vi chiedo il vincitore. Partiamo proprio da Alessandro Ballana. Alessandro, chi vince sabato? Ah, io direi Vingegaard, vado secco, però morale alto, e cercherà di mettere in difficoltà Pogacar. Direttore, chi vince sabato? Temo che abbia ragione Alessandro. E sono due per Vingegaard. Salto il terzo, Palmino, chi vince? Dopo la gara di ieri, bisogna dire per Vingegaard. Però Pogacar è un fuori classe, quindi non lo do per battuto. Giuseppe? Pogacar. Vabbè, certo, scusami, non avevo... Perdonami, sono le 22:46, non avevo fatto più caso al logo che è sulla maglia. Riccardo, a proposito di loghi sulla maglia, chi vince sabato? Perché Giuseppe giustamente guardalo, chi poteva mai dire che vinceva sabato? Te? No. Io dico che vince Vingegaard. questa è una gufata di proporzioni. Sabato vince Ciccone. E il Tour lo vince Vingegaard. Bravo Palmino. Mamma mia, addirittura anche il Tour. Va bene. Vediamo gli appuntamenti, Maurizio, rapidissimi, scusami, ho steccato anche questa sera, sono le 22:47. Sabato 13, primo trofeo Marcianese in provincia di Chieti, categoria giovanissimi, gara cross country. Andiamo avanti, sono tre mi pare gli appuntamenti. Trofeo Cone a Castel del Monte, provincia dell'Aquila, giovanissimi G4, G5 e G6. Poi l'ultimo, la Randonée dei Lupi a Collarmele domenica. Gara amatoriale. Ovviamente vi ricordo che domani, sabato e domenica c'è il Giro d'Italia Women che arriva in Abruzzo con le tre tappe, domani arriva a Chieti, poi sabato c'è la doppia scalata a Passo Lanciano, domenica c'è Pescara-L'Aquila con il gran finale, si deciderà il Giro d'Italia. Grazie a tutti, grazie direttore Piero Augusto Staggi, grazie a voi, grazie ad Alessandro Ballan, ciao Alessandro. Grazie, buona serata, alla prossima. Ciao Riccardo, buon tour. Settimana prossima ti mandiamo una maglietta con il repescatore, vediamo se la metti. Ciao Riccardo, grazie a Palmiro Mascelli. Ciao Palmiro, grazie per essere stato con noi. Grazie anche a voi. Grazie Giuseppe. Luciano, noi ci vediamo giovedì prossimo. A giovedì prossimo, e ringrazio gli ospiti in piattaforma. Grazie a tutti, veramente. Tu ringrazi gli ospiti, io ringrazio voi che ci avete seguito in tantissimi e ci avete scritto. Ci vediamo tra una settimana, sempre alle 21, canale 13 del Digitale Terrestre. Buonanotte.